Soccorso avvenuto in mare a Lido Verde a Baia Metau Raffano, vittima dell'episodio un signore di circa 40 anni in difficoltà mentre tentava di soccorrere il nipote in acqua. L'episodio è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio quando prontamente il bagnino di salvataggio del Lido è intervenuto tempestivamente soccorrendo il bagnante. Erano intorno alle 6:05, io stavo smontando, ero di spalle e c'era un uomo sulla quarantina di anni con la nipote che nuotava più o meno sulla tre quarti dalla riva agli scogli. La nipote era in difficoltà e in pratica lui ha cercato di aiutare la nipote e si stava affogando lui. E io sono partito, cioè, mi hanno chiamato, bagnino, bagnino, bagnino e niente, la prima cosa che mi è venuta da fare d'istinto è prendere, togliere la maglietta e il fischietto e andare a nuoto. Appena sono arrivato lì gli ho detto stai calmo, tutto a posto, l'ho portato a riva e ho chiamato l'ambulanza. Al momento del suo arrivo come ha trovato il bagnante, in che stato? È stato confusionale, di shock, ho visto che un po' era in affanno. Sul posto è intervenuto il 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Fano per accertamenti. Dai primi riscontri pare che il quarantenne non abbia riportato gravi conseguenze sul suo stato di salute. Questo episodio non è stato l'unico, da come ci raccontano i bagnini a poca distanza di tempo da quest'ultimo è stato fatto un altro intervento con esito positivo, in quanto una signora è stata soccorsa mentre stava cadendo in acqua a pochi metri dalla battigia. Questo qui è il mio primo salvataggio e niente, la paura è stata tanta, ma fortunatamente sono riuscito a mantenere la calma, è andato tutto bene e sono contento così.